La registrazione notarile a Chieti in prefettura, la presenza del prefetto Armando Forgione. Prendete appunti e non sgarrate. Questa è la ricetta da atto notarile delle pallotte cace e oro. 5 uova, uno spicchio d'aglio tritato finamente, un ciuffo di prezzemolo tritato finamente, sale quanto basta. Per la salsa, 1 chilogrammo di pomodori freschi a pezzetti, un peperone fresco rosso o verde, una cipolla media e olio extravergine, anche in questo caso quanto basta. Intanto il parmigiano no. Beh no, allora dipende dai gusti, ma sicuramente nella ricetta originale il parmigiano non era previsto nelle pallotte caceole. Le pallotte caceole, come è stato detto, sono un prodotto, un piatto tipico del territorio, per cui vino semidolce piuttosto stagionato da grattugiare, pane raffermo e poi aglio, prezzemolo e per il sugo naturalmente il sugo nostro nostrano con un peperone che dà un sapore aggiunto. Chiaramente lei le sa fare. Le so anche fare, ma soprattutto sono abituato a gustarle nel miglior modo e molte volte capita che la ricetta non è consona a quella che è la cultura nostra abruzzese. Questo è un peccato, perché credo che la storia, la cultura e anche l'economia di un territorio vanno rispettate per quelle che sono, senza aggiunte strane che identificano poi quello che è il gusto, il messaggio del territorio. Noi non abbiamo pozzi di petrolio, le diceva, abbiamo qualche altra cosa che possiamo conservare. Abbiamo una gastronomia interessantissima e abbiamo dei prodotti di nicchia. Dobbiamo fare in modo tale che i tanti turisti che vengono anche dall'estero in Italia, anche e a volte soprattutto per il cibo, possono venire a visitare queste nicchie e noi dobbiamo essere in grado di offrir loro un prodotto che sia all'altezza delle aspettative e soprattutto che sia consono alle tradizioni della nostra regione, che non ha nulla da invidiare alle cucine più interessanti del territorio. Segue, come da prassi, un giusto, doveroso, nonché abbondante assaggio, cui nessuno si tira indietro.